calendario. Altezza delle voci. È un video. No, qua Quanto sopra. cazzo spara lento però, porco Dio, sto gioco. Ma guarda che impatto ha. Devo vederlo sul nemico, dai. Devo vederlo sul nemico. Minchia, comunque è immenso sto cazzo di posto. Porca troia. Dov'è il Alessandro, cazzo? di qua non so se ce l'ha di Un qua, attimo, ragazzi, fatemi un Ah, attimo scusate. vedere che... Matteo, le basi, cazzo. Matteo. Ah, mi sa che dobbiamo andare dritti. O forse a destra. A destra c'è una strada, io voglio andare di là. E poi c'erano delle scale, magari è sentiero quello. Voi mettete il piede sullo zocco ligneo. Coligno. Guarda, c'è un altro video, ma si può. Figa, quanto è grosso. Cazzo, è Un criptonite bello sta sto cosa. cazzo. Ah, che bello sto cazzo. Allora, qui mi sembra chiuso. Qua. Ah, qui è chiuso, mi sa. Qua. Matteo. Vedete che era dritto. E con le musiche. Cassa dovrebbe essere. Un attimo. Ah no, qua dove eravamo prima? Angelo, te non sei mica cacciato una vuota, non te la segna la cassa. No! Madonna, dove cazzo è sta? Date una alla Qua volta, davanti. un bordello. Se no, ragazzi, se non riuscite a fare l'albero, tornate indietro. Guardiano a terra! Tanto c'è la strada da sinistra da fare. Ma si può, cioè come Ciao. cazzo non l'abbiamo Guardiano a vista? terra! Ma dov'è? Servizio rianimi! Aspetta ad aprire, Angelo. Tutti quanti Dove possono sei, sparare. Angelo? Ai, madonna mia, sto cazzo di Guardiano a santo. terra! Dov'è la Guardiano a strada, terra! Ricky? Aspetta qua sopra. Ah, ecco! Minchia! Vabbè, io apro, eh! Ah, non è che scompare. Bravo, Ricky! Vedi Vabbè, adesso Angelo. di vicino Dritto, dritto. Ah, di qua, sì. Tu guarda come non l'abbiamo vista prima, adesso sono pure Ma salito va qua. più sopra rispetto a Vabbè, più dove sopra. eravamo prima. No, ancora il casco. Io Oh, mannaggia la sono puttana. vibrante. Confusione. Confusione della regina Vabbè, adesso. smantelliamo. Vabbè, andiamo avanti, va. Gli impulsi è Voglio vedere il tutta terzo roba, posto. è giusto per. Vedere cosa c'è avanti. Il pulso è Oh forte. Gesù. Ostia. Giusto per vedere com'è, che cazzo di boss c'è dopo. Madonna. Sì, è già difficile arrivarci, dai. Che cazzo è sto bordello qua? Quelli l'hanno fatto in 27 minuti. Sì, a 5,90. Aspetta, dove No, siete qua di andati, fisso ci siamo ragazzi? stati, Alberto. Non lo so, Ah, Albert. ma c'è il portale sotto. Come c'è il portale sotto? Guardo davanti a me. Guardiano a terra. Ma Ti come dico davanti dove a te? vado. Oh, sotto davanti, Ricky. L'ho visto, l'ho visto, l'ho visto. Non mi è entrato, Dario. Non buttarti giù. Ma potevi anche prendermi. Ma sì, ti sto prendendo, ricchione. Grazie. Grazie. Madonna, non volevo cadere di No, sotto. non buttarti giù, non va. No? Va bene. No, no, non va. Raga, ma Dobbiamo dove andare a eravamo prima? sinistra. Dove siete andati? Devi Minchia, adottarti sembrano le sullo zoccolo piattaforme, d'igno. sembrano le piattaforme dell'astro corazzato, quelle che scomparivano. Ma so peggio, Maledetta. girano queste, dai. Già mi si è girata la testa. No, questa non porta nulla. Sono qua da Te l'ho me. detto prima. Qua.
troppo. Ma porca. Porco zio, porco di quella. No, mamma. Boh, per favore, andate voi in avanti, me ne cagate il cazzo, mi va. Ah, fai tu, io vado per ultimo. Aspetta che arrivo, Dario, aspetta. Perché mi sembra c'è l'aria del boss questa? Ettore, chi? Non lo so, mi sembra già. Sembra un mulino a me. Ma che schifo, cos'è? Ciao Alberto. Saluto! Grazie. Dove sorriamo? Matteo. L'arma peggiore l'abbiamo troppo da una metà più. Adesso va là in fondo subito. Io ho trovato il lanciarazzi dalla cassa e il lanciarazzi da Shuroki. Buoni. Buoni o merda? Niente. Ho Genesi e fondina autoricaricante. Ah, merda pura. Io ho trovato due casse. Sono la stessa barca. Perché il drop me l'ha dato più? Eh no, aspetta. Sì, sì, ho visto. Tra l'altro ho fatto pure la taglia, quella di Cosola. Quella di Cornetto. Comincio. Guardiano a terra. Vedete la missione della tua foto. Mamma che palle. Sai che è appunto cosa hai trovato? Ma... Qua a sinistra. Di lì. Cazzo è lunga sta cosa. No. Angelo, c'è una mappa su tutto città. Loris, se vieni qua le vedo il buco del culo. Cioè, pensa sia il buco del culo. Che cazzo è questo? Perché? Ma questo qua è il boss, non mi capire. Sì, non lo so. Sì, è quello che sembra un buco di culo. Guarda. Dai, immune. Il boss finale? Ma va. Siamo questo è metà ride, siamo arrivati a metà ride. Cioè, nel senso bisogna fare questo e poi il boss finale? No, questo è un altro boss e poi il boss finale. E ci sono 5 boss. No, non c'è, vabbè, un mezzo spoiler, no? Dopo questo non c'è un altro boss. Non me lo dire. Vabbè, non me lo detto. Cioè c'è una zona, e poi c'è il boss finale. Vabbè, comunque qua non so cosa bisogna fare. Però questo qua è uno dei più semplici. Ci avviciniamo alla porta. Albe, ogni volta che tu parli, minchia, sei peggio di Pizzo. Figa, oh, ragazzi, ormai è fatta e moriamo per 3 ore. Ma non è vero, ma che figlio di troia. Ma come non è vero? È la mamma più sana, Fabio. Anche al tuo compleanno ti dimostri che è la mamma più sana. Auguri Ricky, ben ritrovati dal vivo. Grazie. Dal vivo, dal vivo adesso è un parolone. Dal vivo. Ma c'è un problema, mi c'è sta porta, non lo so cosa mi si apre come con l'altra volta. Mi sa che manchi tu, Dario. Manco io, sono qua davanti. No, manco io, aspetta che esco. Sì, perché Alberto non sei riuscito a fare questa forma? No, sono ancora all'inizio delle piattaforme. Chi è che io sono arrivato troppo tardi. Ho visto già tutti andare e non so dove cazzo andare. Ma qui tipo lo standard non si mette da nessuna parte. Probabilmente dopo. Venite qua la porta, santo Dio. Ma no, quando arriva Alberto? Qua lo standard, non so. Balbulla. Come nuovo obiettivo. Sconfiggi Morgeth. Porgo le scena. Dov'è sta cosa bianca? Forza corrotta. Ah così, direttamente. Sto cazzo è brutto! Siamo un boss di Dark Souls. Ma che bello però! Ma cazzo è Gorgoroth? Gorgoroth modificato! No! No! È Gaggaroth! Gaggaroth, sì, però vai! Allora, esploriamo un attimo in giro, allora, ci sta un bell'orco così, tanto per liscio. L'MLM. Io c'ho una roba che si chiama forza corrotta. Come l'hai presa? Prendendo quella pallina lì, Rico. Ah, io ci sono entrato ma non ho dato niente, forse perché sei andato prima a te.
Allora, prova a colpire il boss con quella forza corrotta. No, è immune. Tipo, ma ci devi sparare, ci devi fare qualcosa. Non lo so, vediamo. Ma per cominciare non c'è nessun taglio. Se provi ad avvicinarti e schiacciare tipo quadrato. Almeno quello, non c'è nessun taglio, almeno quello. Sì, là è uscito qualcosa. È uscita un'altra palla, ecco, aspetta che la prendo. No. Sopra ci fa danno. È vero, si fa danno. La forza di Morgheth è al 10%. Forza corrotta per 2. Come l'hai presa? Ti posso raccogliere, ti posso. Matteo, sono sparse la cosa corrotta, vieni qui a sinistra. Io sono bloccato. Magari puoi entrare in questa cosa bianca. Qualcosa mi ha bloccato, non riesco a muovere. Ti vedo fermo, infatti. È arrivata a 10 per caso la forza corrotta? No, a 2, ne ho preso 2 di sé. Qua ci sono due fasci bianchi da me a sinistra. Chi è che ha la forza corrotta? 1. Io ho forza corrotta. 2. Vieni qua da me, Matteo, magari puoi entrare dentro i fasci bianchi. No, sono scomparsi. Li ho presi io. Non sono scomparsi, erano qua sopra a sinistra. Ma qua non ci mette standard da nessuna parte. Secondo me, con quella forza corrotta devi prendere i fasci bianchi, tipo impedire che la sua forza sia. Ecco, a destra sono comparsi. Prova a entrarci dentro. Porta. Non ti dà niente. È morto. Ma ha scritto un 60% Mordoroth, non ho letto cosa. Ora il 70%. Ah, sì, sarà la furia. La furia. Sarà la furia, dai. Secondo me sì, probabilmente 40. Dobbiamo. Secondo me quei fasci bianchi danno la forza al boss e dobbiamo impedire che lui prenda la forza. Ma non so come. Sì, hai ragione. Guarda. Ti devi mettere sopra praticamente. È sopra ma non so come, no, perché devi io raccogliere, dai. Come raccogliere? Ma come? Mi metto sopra, lo facevo, prendevo sopra. Passandoci in attraverso, purifica. Ma fa carta a fare danno. Saltando dentro la palla. Alla la bolla la raccoglie. Sì, ma come ha fatto Alberto a fare 47 uccisioni? Ma no, se non c'è. Saranno tutte le vostre le uccisioni. Uno solo per raccogliere. Aspetta, ragazzi. No, questo no, è la cosa. Sua. Ma cosa si eccola qua, eccola qua. Aspetta, se entro qua. Albe c'è ancora. C'è di nuovo Lego. Fatto? Probabilmente magari la forza corrotta la darà random tipo prima. Ho preso forza corrotta per 3 e sono morto. Quindi secondo me bisogna prendere queste palle a un certo punto mi compare infatti aspetta, se notate c'era scritto giocatori purificati, dobbiamo capire come purificarli. Tu Teo come l'hai presa la forza corrotta entrando qua dentro? Sì, perché se vado qua muoio. Ah, hai preso il fascio. Ok, non devo salire ma devo passare. C'è una palla lì. No, io sono salito. Quella è una, ho preso la palla. A un certo punto compaiono anche altre palle. Proviamo a prenderle. Scusate, ma qua non si tratta solo di ammazzare i nemici. Vediamo, facciamo pulizia. Io proverei giusto a far solo pulizia e poi vediamo. Prendiamo una corruzione di personaggio. Ora c'è la Teo, e rimane vivo con una, capito? E con due rimane anche per uno, sì. Con 3 però muori. Con 3 sì. Bisogna capire quanti di queste cose compaiono, che sono 6 in tutto. Io ne ho viste 2 a sinistra e 2 a destra, al centro. Eccola, vado a prendere la prendila, prendila. Ok, quando ce ne sono. Ok, forza corrotta, ce l'ho io. Ok. Forza corrotta. Anch'io a forza corrotta. No. Il boss è sempre immune. 44 secondi, 43 secondi, 42 secondi, 41 secondi. Ho un timer qua. Raccogli l'essenza corrotta. Vieni qua da me con quello. Da te. Dove sei? Eccoti, tutto listo. Libera, prova a liberarlo. Eccoti. Ti ho liberato però. Sì. Probabilmente ho capito, ho capito, ho capito, dai. Io sono ancora con la forza corrotta, senza prendere quest'altra cosa.
Sì, ma questa forza quale altra cosa? Che buff ti dà? Dove prendere la cosa corrotta? Quella che ho raccolto io è tipo quella che c'è da Shuruki. Qua c'è di nuovo una palla, qua c'è di nuovo un col tasto della granata. Prova. Devi. Aspetta, no, non prenderla. Angelo muore tra poco. Ti volevo capire questa forza corrotta quanto mi dura e che buff mi dà, no? Che nerf mi dà. Ma cosa nuova lo dà il 30%? Un'altra roba. Aspetta, aspetta un attimo, non andare. Aiuto, sono intrappato. Ne sono a per due. Ok. Allora, io ho preso la prima pallina, mi ha dato forza corrotta 1, la seconda pallina forza corrotta 2. Adesso mi serve qualcuno che mi liberi. Vieni qua Matteo, liberami in tonnelle 1. Liberate pure me. Sei. Sono dietro di te. Oh, prendete quella scala laggiù. C'è L1. Vado a prendere io. 50%. Io sono al 2x. 10 secondi e muoio. Aspetta, andare. 4, 3, 2, 1. Assenza corrotta, Antumbra per 2. Come cazzo si fa a far danno sto posto? Ma io faccio un raggio, ragazzi. Io sono ancora forza corrotta. Ma io sono fermo per 2. Io sono a per 6. Senza corrotta. Può ad arrivare a per 10 che muore. Allora. Non è che dobbiamo aprire una forza corrotta. Lancia la granata. Per 10 muore. Per 10 muore. È come quella di prima. Quella che hai preso te è quella quando ho ammazzato il corrotto. Allora aspetta che forse ho capito. Allora. Che palle. Aspetta, moriamo che poi gli dico. Forse ho capito, no. Ah no, c'è molto da lui. Allora. Tra l'altro il romano, quello che dà fastidio a te che parla, ha detto che questo qua è uno dei... davvero uno dei più semplici. Solo che non ho visto come cazzo si faceva. Allora, quelle palline lì... compaiono, piccola lì. Danno la forza al boss, quindi ogni volta che compare una pallina, o più palline, bisogna che un giocatore la prenda per interrompere il flusso di forza al boss. Okay. A volte, prima è capitato anche a me, e a Loris mi sembra, siamo stati bloccati. Credo che Ricky, perché l'ha fatto una volta, debba, o comunque un altro giocatore debba liberare quello bloccato con la sfera del cavaliere. Con la sfera che aveva il timer, ah, sì. Okay. Quella che aveva Loris in mano, quindi spara. Io adesso problema, non so se l'ho presa. Aspetta. Adesso non so se l'ho presa. E mi è scaduta dopo un tot di tempo e sono morto per quella. Problema, sì, allora, il problema, oddio, fammi finire. Il problema è che se uno arriva ad avere la forza corrotta per 3, muore. Ok. E la sfera che prima aveva in mano Riccardo, quando arriva a per 10, muore. L'altro problema qual è? Che se io ho la forza corrotta per 2 e vengo bloccato dal boss, e metti il caso che la sfera per la liberazione ce l'abbia Ricky, e Ricky abbia già una forza corrotta per 1, se lui mi libera, la forza corrotta passa al giocatore, e quindi Riccardo muore perché arriverà ad avere la forza corrotta per 3. Perché si somma, io ho 1, tu avevi 2, arrivo a 3. Esatto. Per fare danno al boss, secondo me, mi sa che bisogna arrivare ad avere una forza corrotta tale da poter fargli danno. Cioè sommata tra i vari giocatori. Tipo io 2, Ricky 1,
Loris 2, quindi arrivi a 5. Non so se devi, se devi arrivare a un punteggio più alto, non so, tipo 10, 8, non so. No, no, allora dopo un tot di sfere che raccogliamo lui inizia a prendere danni. Ok, allora qui bisogna usare il cecchino. Adesso è da capire a quante sfere inizia a prendere danni. Qui però bisogna mettere il cecchino. 4, 2, 6, 10, 11, 12, 16 sfere abbiamo preso. Cecchini dici tu, Albe? No. Sì, sì, dove spari, fai critico. No, però il cecchino, no. Però il cecchino ha un colpo critico più ampio. Io ho preso due sfere. Teo, quante ne hai preso? Io due. Due, ma mi sa che un po' le ho perse, anche perché sono morto. Sì, ma Loris, sta cosa... io ne ho presa una, però avevo la forza per 7. No, ma no, tutte Dario, Dario, aspetta, ci sono due tipi di sfere, Dario. Quella grande e quella che lascia il capitano. Quella che lascia il capitano serve per liberare quando uno entra a fare. Ok, è quella che compare il conto alla rovescia. È quella che compare il conto alla rovescia. Invece le altre, no, non l'ho preso, l'ho preso con l'altra. Le altre. E con quelle, quell'altra avevo forza per 7. Come quella che vedi lì, se dove sei, no? Okay. No, non è quella che ti dà forza per 7, è quello che ti dà forza. Ma dico... Dimmi. Quando l'ho presa mi ha dato forza per 7. Ma tutti avevamo forza per 7, perché tutti avevamo ormai già accumulato le sfere, quelle sfere lì colorate che si illuminano. Io avevo per 9. Io ne avevo prese per 2, infatti avevo forza per 2. Ho capito. Noi dovremmo in teoria averne due a testa. Noi dovremmo averne due a testa e uno deve rimanere libero. Comunque Albe al centro no, ci vediamo tre a destra e tre a sinistra. Sì, anche per me. Sì. Bisogna, serve bisogna una persona però... che prende la cosa di Antumbra. Sentiamo lì, comunque. Sì. Ma a parlare Vicky, a parlare Vicky, santo Dio, aspetta. Serve una persona che non prende le palline bianche, tipo questa qua davanti. Mm-hmm. Ma prenda quello dei 40 secondi di Antumbra, così può purificare. Quella dei cavalieri, ok. Ma scusa, con L1, con L1 si purifica, con L1 si spara. Con L1 purifica, tipo lo scudo di Atreon, quando lo mettevi. Ma purifica nel senso che ti ce lo togli dall'imprigionamento. Nel senso che gli vai vicino addosso, schiaccia L1, ti perdi. Ma funziona una sola volta, poi te la togli. Porca vacca, non ce l'ho fatta. Forse ho capito come dobbiamo fare. Cioè, o è un moltiplicatore quello. Allora, mettiamo caso che siamo io, Teo e Dario a destra. Teo prende la prima forza corrotta, arriva a 1. Poi la prende l'altra, arriva a 2. Poi Dario prende l'altra forza corrotta, arriva a 1. E ne prende un'altra, arriva a 2. Io cosa faccio? Prendo la cosa che droppa il capitano. Mm-hmm. E libero Teo, così Teo torna a 0. Io ho la forza di Antumbra per 2. Adesso Teo dovrà fare il mio lavoro, quindi Teo dovrà prendere la roba del capitano e venire a purificare me, presumo. Capire qual è la soglia per far danno. Chi va a purificare? Chi va a purificare? Quindi con la sfera del capitano. Il capitano va per 2. Il purificato e chi viene purificato? Non ci ho fatto zero, caso perché non l'ho fatto. Zero. Può iniziare. Quindi, però chi viene purificato può ricominciare a prenderne un'altra. Sì. Ok. Invece no. Perché? Un po'. No, perché? Secondo me no, perché se da. Sì. Allora, se io ne prendo due. E Dario una. Ricky poi, se io vengo bloccato, mi purifica. Sì. Ok, quindi Ricky passa 2, io 0 e Dario 1. Se io poi ricomincio a prendere le palline, le sfere sospese, no, tu non le puoi prendere, non le puoi prendere. Ma aspetta, in quella situazione Dario ne prende un'altra e va a 2. Quando poi verrà bloccato, tu lo purifichi, io sono a 2. Sì, è un giro. È un giro, dobbiamo fare un giro, come avevo ipotizzato. Come? Angelo e Alberto, avete capito? No, non sono sicuro di aver capito. Mi sono perso qualche parola di Ricky perché lo sentivo male. Allora,
mettiamo che Teo raccoglie la sfera questa qui e va per uno, ok? Ok. Ne raccoglie un'altra e va per due. Poi viene bloccato in quel tornado d'ombra, quindi in questo caso sarà lì l'altra squadra. Uccide il cavaliere, prende la sua sfera, e va a purificare Teo con L1. Una volta okay. purificato Teo, Riccardo ha un contatore per due e non può prendere altre sfere uguali a questa. Quindi questa cosa si ripete fin quando tutti non hanno un per due. E successivamente Matteo sarà libero dopo essere stato purificato. Dario inizierà a raccogliere e Teo poi purificherà Dario. Quindi, Dario, aspetta, allora Dario o Ricky? Caso il giocatore, eh? È vero, perché io sarò per due e Dario sarà per due. Quindi può essere che o mette o me o Dario, vabbè, ci cicliamo comunque. Allora, io prima ero per due. Ricky mi ha purificato perché ero bloccato, ok? Quindi Ricky è andato per due e io a zero. Io, secondo me, non devo aspettare, ma devo continuare a prendere le palline, perché così aumentiamo la forza corrotta e arriviamo prima alla fase di danno del boss. Ah, sì, ci sta. Cioè, prima arriviamo tutti a per due e prima iniziamo a fargli danno. Secondo me il contatore deve arrivare a per 10. No, ha detto che faceva il 125. E ci sarà qualche altro buff. Ma non mi ricordo come. Mentre che arriva Angelo, vado un attimo a far pipì. Che Matteo mi è spostato, sono finito da Kalos. Vado anche un attimo in bagno. Che vuoi? C'è uscita una sfera qua, qui praticamente, okay. Questa non è quella della fase danno, è quella là, quella della fase danno. Ah, ok. Sempre quella. Che quella lì al centro della fase danno, ho capito, ma vuoi capire perché quella del centro non l'abbiamo presa? Cioè, ci siamo confusi che fosse quella al centro quando non era quella del centro. Sì, okay. Sì. Angelo sotto. Da noi erano spawnati due occhi di Riven. E sai perché non è uscita l'ultima? Perché c'era ancora un capitano sotto la sfera che ho preso io. Otto e mezzo. Fatto. Angelo, vedi, possono comparire anche qua a volte. Sì, li vedo. Sfera l'ho presa, Angelo devi prendere l'altra. Non l'ho presa io. Dov'è? E non so, Dario, guarda. Dario, prendi questa, okay. Dario. Presa. Dario. Qua c'è un occhio, Ricky. Vengo a prenderlo, tanto non ti blocca. Sono bloccato, Ricky, sono bloccato. Arrivo. Angelo, stai sotto, Angelo. Quanti stati? Uno. Io ce l'ho qui sopra quando... Uno. Segnate qua sotto. Non ucciderlo. Ragazzi, se vi serve... Prendere, se l'ho presa. L'ha presa. Occhio. Io sono a due. Sono libero. Tra. Qua c'è il capitano. Tu tiralo su che prende la palla. Ok, sono bloccato, sotto. bloccato. Sono qua sotto. Loris, se ti serve un'essenza di Antumbra, vieni qui che ce ne sono due. Che hai detto? Se ti serve l'essenza. Quindi io adesso entro la sera. Qua che ce ne sono due. Sfera al centro. Sfera al centro, ragazzi, sfera al centro. Aspettate, prendala.
dopo non lo puoi stunnare vai, più prendila. Perché il cazzo dei cavalieri finisce là. C'è una sfera, ragazzi, c'è un occhio a sinistra a 10 secondi, andate a prenderlo qualcuno. Vado io. Bravo Angelo, vado, Angelo. 60%, 70%, fermo Angelo. Ma fatto. Ma porco Dio. Mi hanno colpito tutte le paline. Non voglio prenderlo. Dov'è cazzo? Quanto mi mancava di vivere? Angelo, ascolta me, non guarda che non devi andarli sotto per fargli la super. Tu devi fargli L1, R1 anche da lontano. Quanto cazzo tu? Ragazzi, col sussurro. E certo, Angelo. Col sussurro, aspettate 3 secondi a sparare che si attiva sussurro ho respirato. Hai capito, Angelo? Non devi andarmi di sotto. Una volta che mi eri. Sì, una volta che mi eri, se tu muti, se hai il catalizzatore, ti esce fuori, respiro sussurro. Non ce l'ha il catalizzatore. No, non ce l'ho io. Allora niente. Vabbè, chi è che ce l'ha? Io, Matteo, Dario e Angelo forse. Eric, io non posso sparare. Io. Io sono qualcosa, lo metto io. Aspetta un attimo, Loris, mettitelo anche tu lo scudo con il perk, quello, cioè la nuova super, quello in mezzo. E lo attivi e schiacci L2 pure. L2 per lo scudo. Aspetta così un quando... attimo, mi posso sussurrare, posso potenziarlo. Così quando finisce a me, anzi Loris, la metti prima tu. Così io ho il sussurro potenziato. Sì, quando ti sta finendo me lo dici che l'attivo io. E poi e spari tu. Mi scarica, gli toglievo 86.000 a colpo. Mi manca la polvere al cane, ovviamente. 86.000. Posso andare? Vabbè, io vado. Minchia. Toglievi più della metà. Più del doppio. Ho tolto 3 milioni e 8 per io toglievo. Tu quanto hai detto? 86.000. Io forse 32 se non ricordo male. Dopo il prossimo colpo di lì. Ma non ho capito perché dovevo ricaricare. Prima non mi faceva ricaricare. Perché prima ho messo io la super dello stregone. La metti te perché se la metto io non. Sì. Devo ricaricare per forza. Sa che mi hai tirato un coltellino addosso, Angelo. Sì, mio. Angelo, una l'ho presa, Angelo, ce n'è un'altra qua sopra. Vista, ando io. Angelo, tu ce l'hai fatto. Esatto, giù. C'è un occhio qua da me, Ricky. Vengo a prenderlo, che tanto mo ti blocco. C'è una sfera in basso, ragazzi, a destra. Sono bloccato, Ricky, sono bloccato. Vivo. Resa. Dov'è che sei bloccato, Matteo? Guardi che basta vedere il mio nome, dai. Vai, ok, buono. Torno giù. Sì. Aiuto. Sti cazzi, dei nemici. Oh. Cosa? Chiama Angelo. Prendi da due, Angelo. Prendi Albe. Presa. Ok. Bloccato. Arrivo. Blocca. Ok, sono giù anch'io. Angelo, prendila subito quella lì in alto. Sì. Presa. Senti che sono qua sotto. C'è quella in mezzo, ragazzi, c'è quella in mezzo, c'è quella in mezzo. Prendi io. Loris, scudo. Vai. C'è un occhio anche, ragazzi, verso destra, eh. Angelo, tuo. 20 secondi, Angelo. Sì, 60%, sì, vedo. 60%. 70. Super dello stregone, subito. Finito. Vado. Falla, Angelo. Fatta. Occhio stereo. Sto facendo. Immune. Abbiamo immune. Fermi. Le ho fatte tutte quante. Ora ne nascono. Ok, allora, ok, una la prendo io, una un altro. Una io. Vai.
Vabbè, iniziamo il giro, no? Sì, sì, uguale sì, prima, sì. Uguale prima. Uguale a prima. Uguale a prima, uguale a prima, uguale a prima. Papà. Buona la prima, guardate quanto cazzo gli manca di vita. Buona la prima. Sì, avessimo tutti il sussurro catalizzato, falli che ci sono un po' di tutti il sussurro avremmo già fatto. Ragazzi, dopo dobbiamo farla, cioè domani mattina qualcuno mi aiuti a farla sta cazzo di missione. Non è che Matteo faccia più danno di me. Matteo e Dario non l'hanno fatto mai. Matteo, che Matteo faccia più danno di me mi dà fastidio, quindi continuerà a farlo pure per un'altra settimana, perché abbiamo pure catalizzato, quindi serve un'altra settimana. Non ti preoccupare, per quanto giocherò sta settimana tanto poi no, non c'è, Matteo, devi per forza aspettare una settimana. Prendi l'albe qua sotto, tu ce l'hai già una, albe? Io ce n'ho già una. Allora, prendo questa qua io, prendo questa. Preso per due. Ce l'ho. Mi serve un capitano. Un'altra sfera, la prendo io. Prendila, prendila. Albe, sono bloccato. Sono bloccato, Ricky. Ricky, sono bloccato. Alle due spalle. Presa, seconda. Ok. Cazzo. 10 secondi, Ricky. Non so se devi farci in tempo. 5. 3, 2. Bella, buono Ricky, bravo. Cerca di stare nella posizione più centrale. A pelo. Io non ho munizioni. Vera mia. C'è l'occhio. Io sono due, qua c'è un'altra sfera. Fatto l'occhio. Fermo, anche l'occhio. Mi sa che hai preso una palla. Sì, ho preso una palla. Io sono a due. Sono bloccato, Teo. Io non posso liberare Riccardo, ragazzi. Qualcuno deve liberare Riccardo. Io. Ah no, sono a due. Noi siamo tutti a due. Io sono a due, scusate. Vabbè, muore, lo facciamo, non ti preoccupare. Dovremmo riuscire a farcelo lo stesso, dai. Aiutatemi questi mobili sopra. Ma sì, ho capito, due, ma... Che cazzo la piglia l'ultima sfera, scusate? Io la devo prendere. È spawnata. Okay, dai, andiamo. È comparso. Io prendo questa in basso. No, l'ultima tre è l'ultima. Oh, dove cazzo l'ho mandato? No, ma sto guardando, non mi ha aspettato. No, merda, prendetemi. No, vado a prendere l'Oris. No, è immune. Io ho preso Matteo. Manca l'ultima sfera da prendere. Dai, che siamo al 60%. Dai, che siamo al 60%. 60%. 70%. Stunnatelo. Forza. No, niente. Dai, è fatto. Fatto! Sì! Cosa mi ha dato? Forza delle tecniche, no, quella vecchia. Ha fatto l'esotico nuovo. Grande. Bastaggio. Porco Diaz. Minchia. Gambe. Cazzo, Ricky. Ricky, automatico. Con cosa? Ho preso le gambe. A Shuroki ho preso le gambe. A Morghetto ho preso le gambe. A me ha dato l'automatico con momento zen e libellula. Però non ho la stabilità, cazzo. L'ho usato tutto Morghetto, è troppo divertente. Ma ha dato l'esotico nuovo dello stregone. Guardate. Scusa Ricky, mi fai vedere un attimo il tuo? Ce l'ho automatico. Ce l'ho anche con quarta fortuna e furia. Ah no, c'ho più stabilità io? Oh, Dario. Che bello è! Dario. Se può essere d'aiuto, ho preso casco, braccia e gambe. Utilità va da massima. A me non sembra tanto stabile sto fucile comunque, Riccardo. Cazzo, le uccisioni degli assist effettuate all'interno della sorgente di radianza forniscono l'energia della super.